Ah, c'è proprio il passaggio. Allora, Vega, buongiorno. Allora, aspetta, perché qui è una ruota e io devo cambiare sotto pancia, perché altrimenti non sei, non c'è scritto nulla. Anzi, Vega. Presentati, come... Vega, fai così, mentre mi dai tempo di scrivere il sotto pancia, mentre ti presenti ci racconti che cosa stai facendo. Allora, io sono Vega e sono in Commissione Politiche Europee, nella 14ª, e insomma, oggi sono stata insieme ai ragazzi, però dalle 7 di mattina, quindi li ho trovati distrutti e stavano... Gli hai portato le brioche e il cappuccino? Ma guarda, in realtà li abbiamo trovati lì, è stato l'unico momento di attenzione che hanno avuto verso i nostri, perché noi siamo stati sempre presenti, non solo i ragazzi della commissione, ma anche gli altri. Abbiamo cercato di mantenere viva l'attenzione, ma è stato incredibile, ho trovato una situazione veramente devastante, perché non volevano far capire che cosa stava succedendo. È stato veramente terribile. Loro sono stati lucidi fino alla fine. Considera che non hanno dormito neanche 5 minuti, cioè sono stati proprio questa staffetta 25 costante. Ore. Sì. E comunque sono stati molto bravi, ma proprio all'ultimo momento, credo che ragazzi già vi abbiamo spiegato tutto, su un emendamento loro hanno avuto la lucidità di intervenire, di capire che insomma questo emendamento era stato precedentemente rigettato e poi riproposto proprio alla fine, giusto per creare confusione e caos. Questo per far capire insomma in che clima stiamo vivendo, cioè non rendono le cose semplici nemmeno nel lavoro quotidiano, questo per dare un'idea. Vabbè, direi che sì, perché poi non ti abbiamo raccontato come è andata tutta la notte, nel senso, diciamo che i lavori non sono stati proprio lineari, vero Alessio? Cioè? Sono stati, diciamo che non sono riusciti a condurre, si sono lamentati tutte le forze pure politiche. Pure la maggioranza a volte. Sì, c'è stato un po' di confusione nella successione dei vari emendamenti. Quindi non sono così pause. Competenti, perché vi dicevano voi all'inizio che eravate incompetenti, così. Sì. Poi è successa una cosa divertente, ma allo stesso tempo è una di quelle cose che ti lascia un po' così. In pratica i relatori hanno presentato un emendamento identico, stesse virgole, stesse punteggiature, a un emendamento proposto nei tempi giusti da una forza politica, che era dall'opposizione, logicamente, che è stato dichiarato inammissibile. Sì. Difatti... Per estraneità di materia. però poi alla fine, sì, per estraneità di materia è stato escluso, però poi alla fine l'hanno presentato i relatori. Alla faccia, direi. Pazzesco. Vabbè, ne succedono diverse. Ragazzi, siete straordinari, vi giunga il mio grande grazie per tutto quello che state facendo, grazie. Fiera di avervi votato, grazie, continuate te, così, Matteo. Dice Tiziana. No, non sono parole mie, io mi faccio io mi faccio portavoce e le sottoscrivo in pieno, però in questo momento vi leggo, visto che ci sono 5.000 persone collegate, sento aria di rivoluzione, dice Daniele, non per essere di parte, ma quanto sono bravi questi ragazzi, dice Remo. Emanuele Manco fa una proposta provocatoria: si dovrebbe fare una patente a punti per i politici, superato un certo numero si va a casa. Guarda, oggi parecchi sarebbero tornati a casa. Sì, Quindi non è male come idea. Certo che in effetti questa immagine davvero credo che sia interessante, al di là della battuta che scaturisce, perché la patente di un politico è un po' come la patente di guida, invece di condurre un mezzo conduci il paese con le tue azioni, quindi tutto sommato ci sta, hai un tot di punti, l'idea. Ogni volta che fai una boiata l'idea, scalano l'idea ci sta, e poi vai a casa. Ci sta, l'idea ci sta, ci dovrebbero essere dei parametri precisi da rispettare. Immagino già l'ufficio preposto ai punti, come verrebbe tempestato di telefonate degli amici e degli amici: senti, questi qua non me li contare, questi qua togliami, diciamocelo che io probabilmente funzionerebbe. Comunque oggi è stata una grande giornata per il Movimento 5 Stelle, nel senso che abbiamo lottato in commissione e poi ragazzi al Senato sono stati bravissimi. Io ho rivisto adesso l'intervento di Nicola, è meraviglioso, cioè li stiamo mettendo con le spalle al muro, almeno non hanno più giustificazioni.
Non possono più inventarsi. E vedrete quando comincerà a girare anche il telegiornale 5 giorni a 5 stelle nelle televisioni locali, oh, perché ci stiamo arrivando. Ecco, era un'idea a cui avevo pensato anch'io. Sì, è da tanto tempo che ci stiamo lavorando, anche c'è un problema squisitamente tecnico, nel senso che molte televisioni locali sono anche di parte, di questo, di quel partito. Noi stiamo cercando di far capire loro che, visto che le leggi in termini di raccolta pubblicitaria negli anni hanno favorito di fatto il duopolio Raiset, dando più del 90% della raccolta pubblicitaria proprio a questi due soggetti, le televisioni locali piccole devono invece difendersi e quindi avere un nostro contenuto assolutamente esclusivo che nessuno altro trasmette, potrebbe a loro consentire di monetizzare. Quindi stiamo cercando delle televisioni locali, regionali, una per regione, due per regione, a cui affidare i nostri contributi per arrivare nelle case anche delle persone anziane che non hanno internet. Quindi ci stiamo pensando e lo faremo presto. Grazie a voi, grazie a tutti voi. Grazie, allora anche Vega, allora abbiamo finito. Sì, non ti voglio fare altre domande specifiche, mi ha fatto piacere vederti, anche perché è la prima volta che appari. Ciao a tutti. Vega, ditelo anche agli altri, noi siamo a disposizione. Ciao, quindi Matteo, tutti quelli... ciao Alessio, tutti quelli che non appaiono, che non... vogliamo conoscervi tutti il più possibile. Va quindi bene. Fate una bella rotazione, va bene? Un abbraccio, buon lavoro ai nostri straordinari portavoce 5 Stelle dentro alla Camera e al Senato.